From Capri Hollywood, ed è davvero un piacere avere con noi Teresa Saponangelo. Da 25 anni sulle scene, eppure quest'anno ha sedotto tutti con l'interpretazione magistrale della protagonista del film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, un film in cui appunto la Teresa da Napoli ha interpretato la mamma di Paolo Sorrentino. È un film che ora è candidato italiano al premio Oscar, è stato appena ammesso la shortlist, la lista corta dei film candidabili nella categoria miglior film straniero, e dunque Teresa è lanciatissima un po' ovunque, vive questa sua gioia a Capri Hollywood, perché il suo film, il film di Paolo Sorrentino, è stato mostrato nella prima giornata sia sull'Isola Azzurra sia a Sorrento, dove in questo momento tra Anacapri, Capri e il Cinema Armida, appunto nella penisola sorrentina, si vede cinema gratuitamente, in sicurezza, con la mascherina che io e la Teresa in questo momento ci siamo tolti, abbiamo perché qui siamo belli vaccinati, attenti, soltanto per guardarvi in faccia e sentire questo angelo caduto dal cielo, è venuto appunto a deliziarci col suo talento. Ho detto grazie. Molti complimenti, però te li meriti tutti, perché sei diventata ormai la cocca degli italiani. Innanzitutto grazie a te, perché già da mesi mi hai dato quel riconoscimento per Il buco in testa di Capuano, quindi quest'estate sei stato uno dei primi, attentissimo al lavoro che sto svolgendo, e poi questo ritorno a Capri Hollywood con È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che mi sta dando grandissime soddisfazioni. Perché mi arrivano messaggi su Instagram, che è l'unico social che utilizzo, messaggi calorosi, affettuosi, di persone che si emozionano e continuano a emozionarsi, perché ha avuto un primo pubblico nelle sale, un secondo pubblico, un nuovo pubblico su Netflix, e poi dopo ancora l'attesa dell'Oscar, l'attesa dei Golden Globe, eccetera, si ricreerà un nuovo pubblico ancora, no? Quindi ha una lunga vita questo film, siamo molto molto contenti. Dicevamo 25 anni di carriera, festeggiati con un film da Oscar, sì. Ma scusami, dove sei stata per questi 25 anni? Perché il pubblico italiano, infatti, il pubblico italiano che quest'anno sembra averti scoperto per 25 anni era un po' confuso, non sapeva dove trovarti. Ma diciamo che la verità è che quando fai un film così seguito, no, che vedono tutti, è normale che il tuo lavoro, se hai fatto un buon lavoro, è visto da tutti. Diversamente puoi fare un buonissimo lavoro in un film che non vede nessuno e rimane un po' così nel dimenticatoio, per cui è importante essere sostenuti dai produttori, da Netflix in questo caso, quindi dalla promozione di questo film, che è una bellissima promozione, però diciamo non è che basta solo quello, no? È un film sì sostenuto promozionalmente, però che poi ha dei riscontri veri sul pubblico, un pubblico che si emoziona, un pubblico che scopre anche un nuovo Paolo Sorrentino, nuove tematiche. Naturalmente è un film autobiografico, quindi in questo Paolo per la prima volta un po' si scopre, si denuda, ma lo fa in una maniera ironica, lo fa in una maniera commovente, toccante, per cui è un pubblico anche curioso, no? di scoprire uno dei registi più importanti del cinema italiano, come si racconta intimamente, no? Certo. Senti, quando hai scoperto che Sorrentino ti aveva preso, ti aveva individuato e addirittura voleva che tu interpretassi la sua mamma, come hai vissuto questa emozione? Diciamo, io non ci ho creduto sin dall'inizio, no? Perché è una cosa talmente importante, per cui a un certo punto lui, il secondo provino, mi ha detto: vabbè dai, la vuoi fare mia madre? E io ho detto: vabbè dai Paolo, non mi dire così, perché poi mi fai affezionare. Lei: no no no, veramente vuoi fare mia madre? E io ho detto sì, e ci siamo abbracciati, perché era una cosa emozionante per entrambi. E il ricordo che io custodisco di quel giorno è che la casting, una casting bravissima, molto importante, a un certo punto è scoppiata a piangere. Allora Paolo le ha detto: ma non ho capito, stai piangendo perché ho scritturato Teresa Saponangelo? E lei ha risposto: no Paolo,
diceva, no, con le lacrime, che a me è sembrata una cosa bellissima. Uno, perché anche lei come casting aveva una grandissima responsabilità di trovare questa madre che potesse, quindi questa attrice, che potesse restituire quella che era l'idea di Paolo, quello che era il ricordo di Paolo, quello che era il desiderio di Paolo, no, di trasmettere le sue emozioni nel film. E quindi anche la ricerca da parte di una casting è una ricerca, insomma, impegnativa, no? Certo, senti Teresa, prima di chiederti di Tony Servillo, che quest'anno a Capri Hollywood sarà premiato il 3 di gennaio al San Carlo, dove tra l'altro sarai premiata anche tu, ti ho teso un tranello, dovevi essere premiata oggi, ma invece verrai premiata al San Carlo insieme a Tony, perché i genitori di Paolo Sorrentino meritano di essere premiati insieme. E allora, prima di chiederti, vorrei ascoltare un'intervista che io ho fatto a Venezia, quando il maestro Servillo è venuto perché aveva tre film, quello di Paolo per l'appunto È stata la mano di Dio, poi il film di Mario Martone su Edoardo Scarpetta, la sua famiglia, e poi un film di Leonardo Di Costanzo. Guardiamo. Incontrare Tony Servillo di questi tempi è veramente una grande opportunità, perché insomma sei l'attore Non del è così giorno. difficile perché sono qui a promuovere tre film, quindi sto qui da parecchi giorni. Può Però, capitare facilmente di insomma, mica tanto, incontrarmi. bisogna dire che la gente è veramente molto entusiasta Sono tre bei film, sono tre bei film, tre film molto diversi tra loro, di tre straordinari registi. Con due di loro ho un percorso ormai lungo di Sorrentino e collaborazione, Martone. con Sorrentino e con Martone. Conosco da tantissimo tempo Leonardo Di Costanzo ed è stata una bellissima prima occasione quella del film con lui. Infatti, ma tutti pazzi per Servillo, non soltanto in Italia, anche nel mondo. A Telluride il film ha avuto, il film Di di Paolo Sorrentino. Sorrentino, ha avuto un enorme successo. Questo mi Qui riempie di gioia. a Venezia, ottimo riscontro per Mario Martone e per Leonardo Di Costanzo. Sei il personaggio del giorno. Ci sono anche tanti altri attori che hanno due, tre film. Il mio amico Silvio Orlando ne ha due e mezzo perché partecipa anche al film su Bosso. Insomma, io sono un po' imbarazzato da questo. Ripeto, è un caso che io sia presente con tre film. È capitato spesso di non venire per due o tre edizioni, no? È un po' il caso che detta queste. E invece non è un caso che io abbia accompagnato Paolo Sorrentino nel film suo più intimo, più personale, essendo diventato ormai per lui una figura familiare. Non è un caso che il film sul teatro che ha voluto scrivere Martone lo facessimo insieme, perché sono 40 anni che condividiamo amicizia e lavoro in teatro e al cinema. E ripeto, con Leonardo Di Costanzo, che pure conosco dai miei debutti teatrali, è stato un debutto per me veramente, veramente felicissimo. Senti Tony, è evidente che però hai detto 40 anni con Martone, sei oggi in un momento particolare della tua carriera, è veramente Però questi tanto. film sono dei film che si sono presi anche dei grossi rischi, per cui sono molto contento così che ci sia tanta attenzione su dei film che non sono routinieri, ecco, che hanno sorpreso la stampa specializzata e anche il pubblico, e soprattutto che contengano tutte e tre in maniera diversa, ma altrettanto efficace, una grande sincerità, una grande generosità nei confronti del pubblico, che il pubblico restituisce con una grande commozione. Ecco, mettiamola così, tu vuoi minimizzare come sempre, perché sei una persona umile, sei oggi la massima espressione dell'arte cinematografica e teatrale di Napoli, va bene così? Sono onorato di far parte della storia dello spettacolo anche napoletano. Ho sempre detto che sono un attore italiano di scuola napoletana. Cos'è che fa grande la scuola napoletana da Tante sempre? cose, una grande tradizione alle spalle che ci precede, da cui abbiamo sempre da imparare, una lingua meravigliosa che è una lingua teatrale per eccellenza, uno spiccato senso dell'ironia. L'ironia, un'ironia che consiste in una passione che sa prendere le distanze. Il lavoro è molto
bello ma complicato, e tu lo affronti con la serietà di un professionista. Ti ringrazio, che è, dico, ma insomma, il rigore è alla base di questo enorme successo. È importante anche per tenere i piedi a terra. Sì? Sì. Perché? Per non facilmente esaltarsi. Ma insomma, quella è una questione caratteriale, però. Sì, e anche secondo me conviene, perché insomma fa vivere meglio. Ma come si fa a migliorarsi? Come ci si supera, visto che tu non sei lo so in continua... se ci si supera. Certo, non so neanche se uno, non conosco neanche i trucchi per migliorarsi. Sicuramente dedicarsi con passione a qualsiasi mestiere alla fine deve portare a un risultato. Questo sicuramente è vero, e altrimenti sarebbe tempo perduto. Senti, Pascal, oggi, fammi andare. L'ultima cosa. Una domanda su Napoli. Oggi Napoli più del passato è molto importante rispetto a quello che esprime il nostro paese dal punto di vista artistico, insomma, culturale e musicale. È sempre stata una capitale delle arti sceniche, no? Una città con tanti problemi, tante zone d'ombra non risolte, anche drammatiche, tragiche, però non gli è mai mancata l'immaginazione, la capacità di sapersi raccontare, e raccontando attraverso se stessa raccontare anche tante cose del mondo. Va bene, grazie. Sei d'accordo con tutto quello che dice Servillo, o magari contesti qualche piccola asserzione? Sono d'accordissimo con il mio maestro, mio regista del passato. Abbiamo lavorato tanti anni fa, uno spettacolo bellissimo, ma io sono d'accordo proprio col suo modo di affrontare il lavoro. È vero, quello che dice, il rigore, il fatto di dedicarsi con passione porta a dei risultati. È esattamente lo stesso mio atteggiamento, la stessa mia... Come marito della signora Sorrentino, come si è comportato? Dolcissimo, una persona dolcissima. A parte che, voglio dire, lavorare con un grande attore è stimolante e mantiene altissimo il livello, ma poi, non so, ho scoperto anche una grandissima tenerezza. E la prima volta che ci ho lavorato ero più piccola, più giovane, quindi non potevo apprezzare tante cose, e in questo caso invece ho scoperto, diciamo, un tono più familiare, più affettuoso, più tenero. Sì, e l'emozione di quella scena nell'ospedale, quando poi purtroppo, insomma, è avvenuto il fattaccio della morte della mamma. Ma diciamo che il film ha oltre alla scena, quella che è una scena madre, naturalmente, dove Filippo scopre, diciamo, della perdita dei genitori, e ci sono tante scene emozionanti nel film. Cioè, a me commuove semplicemente vedere questo gesto che fa Luisa Ranieri aggiustandosi i capelli lì sul dirupo, e guarda malinconicamente il suo nipote, passa da uno sguardo folle a uno sguardo lucido. Ci sono tanti piccolissimi fulmini momenti che racconta Paolo di grande tensione e emozione forte. 25 quindi... anni di carriera, e quest'anno il plebiscito unanime, proprio il successo. Ecco, ci siamo accorti che è brava. bello però anche poterlo dire, sono soddisfatta di quello che ho fatto, sono soddisfatta del mio lavoro. Napoli e la Campania sono molto soddisfatti per il lavoro che state facendo tu e tutti gli altri partenopei e campani che quest'anno hanno esaltato la regione, sì, la città, il, sì, talento, la scuola, la tradizione. È un grande riscatto per la città, no? Infatti. Cioè, avere questa opportunità di essere insieme sempre a grandissimi attori, ma questo non lo dico veramente per dire, cioè, ma io sto lavorando tanto in televisione, al cinema, al teatro, e ogni volta trovo dei colleghi anche che non conoscevo, ma che sono straordinari, che sono ironici, che sono dissacranti, che sono per esempio penso a un'attrice, la signora Gentile nel film di Paolo Sorrentino, dove ha dei tempi comici, si dice una valanga di male parole, ma le dice con un tempo comico da grande attrice. Per cui è sempre una scoperta, anche come sono formati questi cast, sia quello di Martone, di Paolo Sorrentino, ma lo stesso quello di Leonardo Di Costanzo, ricco di talenti, bellissimo. Teresa, immagino che dopo questo ruolo, è stata la mano di Dio,
La tua scrivania si sia riempita di copioni, qual è che stai valutando con più attenzione? Hai girato qualche altra cosa nel frattempo? Sì, sto lavorando al Generale della Chiesa, protagonista Sergio Castellitto, io interpreto la prima moglie, la mamma di Rita, Simona e Nando, ed è anche un bellissimo, importantissimo progetto, ma quello che e per Rai 1 questo, ma quello che sto valutando profondamente, diciamo, è la qualità di quello che arriva. Cioè, io dico, penso che dopo aver interpretato dei ruoli così importanti, come quello di Paolo, ma anche quello di Antonio Capuano, Il buco in testa, non ci si può permettere di abbassare no? Il tono, il tiro, non ci si può permettere di abbassare la qualità. Questa infatti, è la cosa infatti il problema oggi è trovare sempre cose nuove da fare di qualità. Sì. Mi sembra che però nel nostro paese in questo momento la qualità non manchi, no? No. No, poi devo dire anche la presenza delle piattaforme ha reso possibile, diciamo, produrre di più, è una competizione un po' più forte, per cui ha comunque spinto a scrivere meglio e a tirare dentro attori più bravi di un tempo, io questo lo credo fermamente, sì. Bene, Teresa Saponangelo tra le stelle di Capri Hollywood, che quest'anno grazie. Vive tra Anacapri, Capri, la penisola sorrentina, Pompei, Ercolano, per poi arrivare al Teatro San Carlo di Napoli il 3 di gennaio con un galà in cui le eccellenze partenopee saliranno sul palcoscenico per essere giustamente onorate insieme a tanti altri maestri del cinema, nel mito di Francesco Rosi, che nel 2022 avrebbe festeggiato 100 anni, e la compianta Lina Wertmüller, per la quale io provo grande riconoscenza, essendo stata lei la prima persona a credere in Capri Hollywood, e sono felicissimo che nel 2019 siamo riusciti, con una petizione che abbiamo avviato già nel 2015, a farle riconoscere l'Oscar alla carriera e la stella sul Walk of Fame. Ecco, un tuo pensiero rispetto a Lina Wertmüller e uno su Francesco Rosi. Io devo dire la presenza di una regista, di una donna regista così forte, così di carattere, ma che ha prodotto dei film così ironici, è per me un orgoglio, sono orgogliosa di appartenere, diciamo, a questo ambito, no? E a questa festa che l'ha vista ospite e l'ha vista anche proprio presidente di questa. Certo. Devo dire, ecco, ce ne fossero, no, di donne così oggi, così capaci di essere al tempo stesso molto forti, molto determinate, ma anche così divertenti, così ironiche. E invece il maestro Rosi, il maestro dei maestri di Napoli? Il maestro Rosi, a parte la meraviglia dei suoi film, io l'ho sfiorato, purtroppo avrei potuto lavorare con lui in Napoli Milionaria, ho fatto una scelta diversa, mi è mancata questa opportunità, ma ricordo l'incontro che ho avuto con lui a casa, il provino che mi ha fatto, ho incontrato un uomo di una grande cultura e di una grande dolcezza. Ebbene, sicuramente lo stesso sei tu, colta e dolce e anche molto bella, se mi consenti penso di interpretare il pensiero di tutti i nostri spettatori. Grazie a Teresa Saponangelo, grazie. Ci rivediamo con te il 3 di gennaio al Teatro San Carlo di Napoli e per il momento arrivederci a tutti, live from Capri Hollywood. Grazie.